Ed eccoci giunti alla postazione suggerita da Stefania, in cui inizieremo la nostra sfida di catturare la trota Big. E appunto una delle domande più frequenti che molto spesso mi fate è se esistono dei trucchi, metodi, strategie per catturare una trota Big. Ecco, iniziamo quindi a dire quali sono questi trucchi, o meglio questi suggerimenti. Quindi, come vedete, adesso sono anche senza il mio consueto carrello a portatrote, ma ho semplicemente una borsa, un guadino fondamentale e due canne in mano. Questo perché, proprio perché un mio suggerimento per catturare la trota Big è quello di muoversi molto, quindi non scegliere una postazione specifica, ma essere pronti continuamente a spostarsi, perché molto spesso di questa stagione le trote Big girano molto sotto riva, come un po' tutte le altre d'inverno, quindi sarà molto importante continuare a girare, guardare non solo le bollate, ma girare il lago per vedere se troviamo una sagoma. Quindi così siamo molto più comodi. Ho portato due canne, una da piombino per il sottoriva. Essendo in un lago molto grande, un altro comportamento tipico delle trote Big è quello di spostarsi in zone più tranquille. Quindi nel momento in cui c'è tanta affluenza di pescatori che lanciano lenze in acqua ripetutamente, le trote Big tendono a spostarsi verso il centro. Quindi ho una canna da bombarda da 30 grammi, in maniera che posso raggiungere anche le distanze più elevate. Quindi adesso cosa facciamo? Diamo un'occhiata alla superficie, vediamo se scorgiamo delle bollate, poi magari iniziamo a muoverci avanti e indietro sulla sponda. Inizio quindi ad allungare la mia switch azione T5, 5-3 marella. Si tratta della canna più dura, diciamo, delle serie da 3 marella, quindi la più potente, avente un casting da 3-8 grammi. La utilizzeremo oggi, molto probabilmente, con lenze un po' sottodimensionate. Adesso ho equipaggiato un vetrino da 4 grammi, che tipicamente lo equipaggiamo su canne un po' più morbide, un po' più adatte. Andando alla ricerca di una trota Big, però, ovviamente la trota Big, nel momento in cui la andiamo alla mare, avrà molta più forza di una trota piccola. Di conseguenza anche noi stessi avremo bisogno di più forza per forzarla e portarla a guadino, soprattutto se intorno a noi abbiamo altri pescatori e non vogliamo essergli troppo d'intralcio. Di conseguenza un altro suggerimento che vi do quando andate a caccia di Big è utilizzare una canna un po' più dura, quindi avente una schiena molto più reattiva e molto più con forza, in maniera che vi aiuta nel combattimento. Un'altra cosa è che tipicamente quando si va alla ricerca di pesci grossi si aumenta anche il diametro del filo, dello spizzone terminale. Nel nostro caso non è proprio così, perché le trote grosse sono tipicamente molto più furbe, molto più apatiche rispetto a trote piccole. Se noi andassimo ad aumentare troppo il diametro del filo, avremmo sì un vantaggio nel momento del combattimento, ma riceveremmo ben più rifiuti, perché presenteremo davanti alla trota un'esca molto meno naturale, perché il filo più grande renderà il movimento della nostra esca molto più innaturale, quindi la trota magari si avvicina alla nostra esca ma non la prende in bocca. Quindi partiamo sempre con un diametro 16 mm. In casi eccezionali di acqua particolarmente cristallina, come in questo caso, potrebbe essere necessario addirittura scendere anche a uno 0,14. In quel caso dovremmo stare poi molto attenti durante la fase di ferrata, quindi dovremmo ferrare piano, e anche durante il combattimento avere un mulinello di alta qualità, frizione regolata e magari essere pronti anche ad andare a sbloccare la leva dell'antiritorno. Quindi adesso partiamo col tipico filo da 0,16 mm. La ricerca di trota grossa, quindi esche grosse. Un altro mio suggerimento è quello di utilizzare quindi esche siliconiche di dimensioni medio-grandi, proprio per cercare di fare un po' di selezione, quindi per cercare di non destare troppo interesse delle trotte piccoline, e anche perché le esche grosse sono sicuramente più visibili in acqua e fanno un po' più vibrazione e movimento. Molti colori, come vedete, ne ho preparate qua un po', perché anche la variazione del tipo di colore per trovare quello giusto in base alla giornata e che vuole quella trota che andremo ad insidiare è molto importante, quindi essere pronti ad avere tante esche di tanti colori differenti e pronti a fare anche inneschi differenti. Quindi ho preparato qua dei falcetti,
delle vere e proprie camole, molto di dimensione grossi, degli Honeyworm in dimensione XL, quindi la extra large, quella molto più grossa, e i Fat Trout Worm, che sono dell'imitazione del verme tagliato di terra molto grande, disponibile in moltissimi colori. Quindi proveremo a alternare un po' questi inneschi finché riusciremo a trovare, spero, quello giusto per catturare la nostra trota big. Iniziamo la nostra battuta di pesca con una Yummy Bait Camola di colore rosa. Quindi la estraiamo dalla nostra bustina e andiamo ad innescarla. Come la inneschiamo? Iniziamo, è indifferente da una delle due parti, iniziamo da quella che potrebbe essere la sua testa, se così vogliamo chiamare, e la infiliamo, facciamo passare il nostro amo lungo tutto il suo corpo. Come vedete faccio un po' fatica, perché la mescola di queste Yummy Bait Camola è molto morbida ed elastica, che ci aiuta quindi sicuramente nel conficcare al meglio l'amo nella bocca della nostra trota, perché non farà troppo spessore, ma al tempo stesso ci fa fare un po' più fatica ad innescarla, soprattutto se abbiamo le mani umide. Ecco, siamo usciti con l'amo qualche millimetro prima della coda e ecco il nostro tipico innesco ad L. Tipica giornata cupa invernale, ma l'acqua cristallina del lago Franzoni ci aiuta comunque a riuscire a fare la pesca a vista, che non riusciremmo a fare se ci trovassimo in un laghetto con l'acqua torbida. In quel caso